Qui siamo di fronte al ponte, all'antico ponte Nomentano, dove furono combattute una miriade di battaglie in tutte le epoche, a partire dal 800 avanti Cristo più o meno, e abbiamo tutta una serie. Questo è il rifacimento restaurato negli ultimi anni della ricostruzione di fine del 700, fine 800, vari interventi, perché ogni tanto crollava, in quanto le arcate sono due e quindi le piene crollano le arcate non allora, no, non a quelle di allora, no, però diciamo che veniva restaurato periodicamente a causa delle inondazioni che anche non molti anni fa sono avvenute, certo, qui nella zona, perché l'Aniene, ricordiamoci, che nasce sulle montagne dietro a Subiaco, al confine fra il Lazio e l'Abruzzo, e parte da un'altezza di 1500-1600 metri, e quindi avendo un percorso abbastanza breve è piuttosto tumultuoso in quanto ripido, ecco, un percorso che scende di 1700 metri nel corso di circa un centinaio di chilometri, non credo che sia molto più lungo l'Aniene. E questo, ecco, per dire che qui invece scorre placido e sereno, come si diceva? Il sole giocondo, placido e sereno, no? Sole che sorge. Sorge, ecco, qui invece. Libero che, e giocondo. Libero e giocondo, ecco. Qui invece, sui colli nostri i tuoi cavalli doma. E invece vedo, là ci sono dei mulinelli, li vedi? Sì. I mulinelli, e quindi c'è comunque una corrente non indifferente. No, anche perché c'è un bel venticello, eh. Sì, sì, ma la corrente va a prescindere dal venticello. Vedi, rispetto ad altri fiumi più placidi, è piuttosto diciamo abbastanza veloce la corrente diciamo di deflusso del fiume. Ecco, qui il luogo è ameno, bello, lì c'è un deposito dell'ATAC con i filobus di antica memoria, sì, recentissimi, e il posto sono nuovi, che infatti siccome sono nuovi non li usano proprio per non farli rovinare, non li usano proprio, ecco, qui in attesa che qualche vandalo arrivi e una volta per tutte sistema proprio. Ecco qua c'è la nicchia votiva, e quindi guarda un po' che ci dicono, un'offerta, grazie. Dei mortacci tua. Ma è possibile che queste Madonne siano così venali? Che dici? Ma guarda che questa Madonna non ha senso. Non so quanto sarà vecchia, ma è chiaro che è qui a tutelare il passaggio, certo, del pellegrino del ponte. Ponte. Il ponte, come si vede, è veramente molto bello. È quello più antico, meglio conservato nei dintorni, nel raggio di una ventina di chilometri, anche di più, una cinquantina di chilometri, ed è rappresentativo di una serie di epoche, perché parte dall'epoca appunto diciamo di Roma antica repubblicana, come dicevamo poco fa, della secessione della plebe. Per fare questa secessione la plebe ha dovuto attraversare questo ponte, che già esisteva in epoca romana, ovviamente non così, non strutturato in questo modo, ma esisteva qui perché al centro di tutto questo c'era l'arcata, e le arcate vanno messe dove c'è il solido, e il solido, come ad esempio a Ponte Milvio, è stato fatto perché c'erano le rapide e si poteva diciamo chiudere separatamente uno spazio, un fornice di una determinata dimensione, costruire in assenza di acqua, chiudere poi dopo la paradia, aprire l'altra paradia e fare l'altra fondazione. Stai attento, e che quindi tu hai citato Ponte Milvio non a caso, il più vecchio ponte del mondo. Ma guarda là, ad esempio, guarda lì, là, vedi la corrente, guarda come ripida là, lo vedi? Sì. Lo vedi come prende la, sì, corsa? Lì c'è una rapida, certo, appunto, come si chiama? Allora, una ripida rapida. Tu hai parlato giustamente della rapida che stanno sotto il Ponte Medio, dobbiamo ricordarlo, e quel fesso di Massenzio c'è cascato, ha sbattuto la testa. E c'è rimasto secco. Giove l'abbia in gloria, capito, quel fesso. Che danno ha fatto Massenzio morendo? Tanti danni ha fatto.
tanti, tanti. No, ha distrutto la civiltà romana. Esatto. Ha fatto subentrare quel figlio di puttana di Costantino, che nel frattempo si era più o meno convertito alla religione usuraria palestinese, ebraico-palestinese, e ha creato lo sfacelo del... Non si era convertito, che no, non si era, ho detto più o meno convertito. Allora, fai vedere lì che c'è la passatoia, vedi, delle sentinelle. Sì. Quella è la passatoia delle sentinelle. Questo ponte, vogliamo ricordarlo ai nostri amici, è quanto dei più interessanti dal punto di vista pittorico e soprattutto disegnativo, che uno basta che vada a vedere su internet e vede tutti i disegni che sono stati fatti nel Rinascimento. Vedi le feridoie, quel restauro che è stato fatto a Cane, certamente. Ultimamente hanno chiuso le feridoie. Lì e lì, eccole là. Vedi, sì. Stavo guardando prima, l'hanno chiuse, pensavano che fossero delle lesioni nel muro. Sì, oppure dei cacatori dove uno si metteva il culo e cagava. Allora, quelle feritoie lì a che cosa servivano? Che se uno passava... Lo prendevano alle spalle. Dalle spalle e davanti lo pigliavano, davanti e alle spalle. Capito? Certo. Che vuoi fare? La tecnica fare militare quello dell'epoca, non male. Anche di oggi, qualora volessi. Ricordo, e qua c'era la caritoia, infatti, eccola qua. Oddio. Ricordo ai nostri amici che vadano a vedere i disegni. Lo vedi anche qua, facciamo vedere. Questa era la caditoia dove ci facevano colare l'olio bollente. Quindi se mangiarlo? Eccolo qua, caditoie. Lo buttavano agli assalitori. Eccolo qua. Questi spreconi. Eccolo qua. È bella quella, si buttavano giù anche qualcuno. E qua c'erano i cardini delle porte, queste erano porte esterne, e di là le porte interne. Le merlature, anche lì c'è una caditoia per scolare l'acqua, però là, vedi? Sì. L'acqua piova. Questa è la chiave di volta, ecco qua che si vede bene. La chiave di volta. La chiave di volta, non di Alessandro Volta. E qua l'altra caditoia. Ecco qua l'altra caditoia. Anche qua chiusa ad arte. E qui se vuoi salire. E qui ci sono dei giorni, ecco, prossima visita sabato 22 aprile, cioè domani. Ore 15:30. Chi vuole venire, viene qui. Le tombe romane fuori, che abbiamo visto prima con i mausolei. Ok. Vorrei arrivare a una conclusione che ritengo necessaria. Questo ponte è il simbolo, a mio avviso, forse non ho la cultura sufficiente, ma è il simbolo che viene utilizzato del Medioevo romano. Sì, sì. È quello più appariscente, è rimasto in piedi, ben tenuto, eccetera. Voglio dire che il Medioevo romano... Oh, questa è la via Nomentana, Sì, certo. Questa è l'antica via Nomentana per Nomentum, sì. Cioè Monte Rotondo. Monte Rotondo allora si chiamava Nomentum, o anche Mentana, perché è difficile, Nomentum o Mentana. È tutto lì, tutto attorno. È nel compresso. Quindi ecco, qui abbiamo questa bella... frontespizio, e là ci sono le chiavi di Pietro, eccolo là, vedi? Le chiavi di Pietro. Le chiavi di Pietro, eccolo lì, ogni tanto se le metteva in quel posto. In quel posto. E questo invece è il simbolo cardinalizio con un piccione, non mi ricordo più il piccione chi era, il borghese? Io guarda, non me lo chiedere perché tanto... Non mi ricordo più, comunque è un papa abbastanza recente del 1600-1700, o forse anche 1800, eccolo lì. Ma è un piccione viaggiatore quello lì. Sì, Allora, ripeto, che aleggia. All'epoca si combatteva, ci si uccideva, si faceva, era una gente sanguigna, i papi erano i primi,
venivano da culture belliche, no, capito? Di violenze sia in famiglia che all'esterno, abitudini alla violenza. E viva Dio, avevano i coglioni. Qui oggi viviamo in un paese assolutamente scoglionato, un paese di addormentati. È stato uno scrittore che ha scritto un libro intitolato I Distesi, e che mi ricorda tanto i miei nipoti, meno alcuni che si salvano, anzi sono dei grandi atleti, gli altri sono tutti distesi, vedi lì, distesi a letto che guardano il cellulare. Se fossero vissuti all'epoca degli antichi papi medievali, qualcuno li andava a prendere, capito, con un uncino, capito? Tipo Giovanni XI, che fu proclamato papa a 12 anni. Esattamente. Che a 18 si vendette il papato e a 21 se lo riconquistò, però con le armi. Ma mi pare giusto, io vendo e poi me lo riconquisto, potendolo fare, no? Che è Soros. Dopodiché direi che anche per oggi ne abbiamo i nostri bisogni abbastanza. Li abbiamo fatti. Parleremo in futuro anche di Olindo Guerrini, grande poeta romagnolo, di cui diremo cose molto interessanti. Sempre so long. Sempre.